Salve a tutti, benvenuti al corso Il cinese per l'italiano medio. Durante questo percorso formativo andremo a vedere, ad analizzare e a conoscere tutti i segreti del linguaggio cinese. Un linguaggio importante, un linguaggio lontano, un linguaggio a volte difficile da comprendere, ma grazie alla possibilità che abbiamo di vivere qui, noi lo insegneremo a voi. Il tutto grazie all'aiuto di menti eccezionali che hanno permesso la realizzazione di un così grande e vasto progetto. Io direi andrei a livello mondiale. Ma zitto! Sono 7:30, abitiamo insieme e io sono qua dietro a dormire. Capito? Hai capito? Spiegami che stai a fare. Sono curioso. Insegno cinese perché gli italiani mi hanno chiesto insegna cinese, che tu stai in Cina, insegna cinese, che non lo insegno. Mi hanno consigliato. Certo. Alzate un attimo. No, ma perché devo alzarmi adesso? Provaci, dai, alzate un attimo. Che professionalità. Giacca, che fate mutarne? Se non si vede in camera che c'è. Non si vede. Si vede. Allora, oggi andremo a imparare la parola ni hao, che vuol dire salve. Ciao, aspetti un po', almeno lo faccio. Niao, niao. No, no, è un'altra cosa. Quella cosa che hai detto è una cosa, vuol dire pisciare, ecco, non si... Quindi oggi andiamo a imparare... Fare pipì, andare in bagno, ecco, queste cose... Bravo lui, bella idea. Ecco. Allora, Andrea ha volontariamente sbagliato la parola. Lui ha detto niao, niao, che vuol dire andare in bagno, fare pipì. Mentre la parola che andremo a imparare oggi è ni hao, composta da ni e hao, che letteralmente sono tradotti con tu e bene. Le due parole insieme vanno a formare la parola ni hao, ovvero ciao.